Luigino, allora, l'ufaone che continua a riscaldarci, a bruciare. Noi siamo arancioni, siamo arancioni. È una tradizione questa, che si tramanda da anni e anni, anni. Da tanti anni che si fa sempre questo falò. Il 19 marzo. Qualche episodio di un faone di gioventù che tu ti ricordi, qualcosa? È che mi ricordo che stavamo un mese in battaglia Leon. Hai riscaldato qualche patana? Prima che si metteva? Si metteva la patana, la brace, ci mangiamo la patana. I taralli lo facevano, ci bevevamo lui, c'era autoritorno, si zumbava, questo si faceva. Quindi si continua così. Quanti faoni hai fatto in vita da assai? A Magondà? Ricordiamo? Assai. Ma tu sei un giovincello, Luigi? Sono giovane. Tu sei giovane. E lo era. Michele, ti racconta lui una storia. Mimmo, allora. No, che storia? Come no? Peppe, chi no, ma ricorda che andate prima. Si cominciava pure, si beveva e si mangiava. Però qualcuno sa che piaceva il vino, era l'occasione per bere molto vino, no? Allora col bottiglione in mano, da dove dici? La scusa che ballava, intanto beveva. Si fregava intorno al falò, naturalmente. Sono belle tradizioni, però almeno sono quelle cose che ti rimangono. Un po', solo Luigi ancora. Uno degli ultimi, insomma, che lo fa. Damiano lì. Inquadriamo la zona Case Popolare. Case Popolare 166. Ma lui parlava di Luigi, non Rufalò. No, Luigi, che Luigi. Noi parliamo di Rufalò. Rufalò, no, del vino, no, del falò, no, del vino, no. Del falò. Luigi è una persona equilibrata, no? Non ci sono dubbi. Che poi vedi, raccoglie la famiglia, noi amici. È l'occasione, mangiamo pure qualcosa. È bellissimo vedere Montacuto da lontano, tutto scuro intorno, e poi vedere questi falò. Abbiamo detto prima Ariella. All'Ariella. Riccardo del Monte. Ah, Riccardo, che si è adoperato a portare la legna, insomma, con il trattore, quindi. E poi c'è abbastanza grande quello. Ma là sicuramente raccoglierà un po' di persone, eh? All'Ariella, perfetto. Sentite, intanto ci avviciniamo al fuoco. Sentite come. Infatti. Si è animato il fuoco. Guardate, il fuoco è egocentrico. Appena ti avvicini. Il falò. Falò. Eccolo qua. E gli amici fa uno, guardate il vento, ogni tanto arriva qualche botto di vento. Per esempio, già se vai ad Orsala, non c'è questa tradizione. No. Orsala la fanno fine ottobre, inizio novembre, sì. Ad Ariano c'è pure la tradizione. Sì, è vero. Saluto gli amici della stazione di Ariano che mi avevano invitato, ecco, cominciano a cadere. Vabbè, certo. Giustamente le prime. Bellissimo, ragazzi, io vi lascio con queste immagini del fuoco che vanno verso sinistra, verso la vostra destra. No, verso la vostra sinistra, dico bene. Vediamo dopo, ciao!